Hai sempre pensato di aprire un'etichetta discografica? No, non era nei miei piani. Mi sono ritrovata a combattere talmente tanto che avevo fatto più delle mie aspettative quasi. Mi sono ritrovata che avevo un album in mano, un progetto in mente, sapevo esattamente dove volevo andare, sapevo esattamente il team che volevo. Non ho mai trovato ad oggi le persone giuste che nel mio cuore sentivo, ecco, hanno compreso chi sono io, hanno compreso dove voglio andare, il mio progetto e questa idea di pop opera, ragion per cui ho deciso di creare il mio team. Hai sempre pensato di fare pop opera? Mi vuol dire in un'intervista? Nel senso che mi veniva spontaneo, mi è sempre venuto dal cuore cantare brani di grandissimi artisti alla quale mi ispiro. Non vorrei citarne tanti, quello a cui mi ispiro Bocelli, semplicemente perché è il primo autore del pop opera di tanti anni fa, con il brano Romanza che porto nel cuore, è stato un album di grande ispirazione per me. Perché il nome Arie Production? Arie Production deriva sicuramente dal mio cognome, Arie, nonché nome d'arte, che è proprio il mio vero cognome. Arie in ebraico vuol dire leone, sono le produzioni di un leone. Quindi non è casuale il fatto che il mio logo sia un leone che ho replicato nel mio anello, che anche questa ha una storia. I raggi proprio della misericordia per me è un messaggio grandissimo che ho voluto poi rievocare all'interno del logo della criniera del leone. Quindi Arie Production semplicemente, veramente, sono io. Da che è composto l'Arie Production? L'Arie Production è composto principalmente da artisti freelance, da persone che hanno sempre avuto qualcosa da dire. Io li ho scelti in base anche al loro soul, ciò che avevano dentro. Quando guardavo negli occhi una persona e vedevo che aveva qualcosa da raccontare, gente giovane ma con esperienza, gente che ha combattuto, gente che ha sofferto, che ha avuto le sue porte chiuse ed aperte. Ho voluto mettere insieme un team veramente di leoni, un team che ognuno di loro combatte per qualcosa in cui crede, e ho voluto unirli sotto lo stesso tetto. Quindi la Arie Production è... sono andata a scegliere proprio le figure di cui avevo bisogno, secondo una strategia più che altro marketing, data la mia esperienza Italia a Los Angeles, e sono felicissima di ognuno di loro del mio team, perché oggi mi danno tanta forza. È la prima volta veramente che lavoro in team e poter avere loro, ci diamo forza a vicenda. Poi alla fine è questo quello che fa il team. Io rispetto ogni figura, chiedo consigli e mi fido di loro. Quindi quando arriveremo in alto, ci arriveremo tutti insieme. Facci la tua risata più bella. No! La tua faccia più brutta e quella più sexy. Sei patriottica? Tantissimo. Proprio italiana inside. Arie, ma è vero che vai in giro con un coniglio? Roma! Roma, official.Roma de Bunny. È il mio coniglio, lui è il mio amore. Guarda, l'ho preso, mi accompagna ogni giorno della mia vita. Nel momento che dopo il mio intervento non potevo più parlare, ero sola a casa, non potevo dire abbi, non potevo nemmeno guardare film, perché non potevo usare niente, nessun tipo di muscolo, e ho preso un coniglio. E da quel giorno è diventato il mio emotional support. Che cos'è l'hashtag a domani? Hashtag domani è una campagna social che ho avviato chiedendo alle persone su Instagram, chiara.arie, chi è il tuo hashtag domani? Nel senso, a chi vuoi dedicare il tuo domani? Ovviamente è legato al mio brano musicale A domani, che è il primo singolo del mio album Pop Opera, e tutti i giorni invito a postare il mio brano con hashtag domani e taggando soprattutto la persona alla quale si vuole fare questa dedica. Ogni volta io poi invito a taggarmi, perché dico sempre che si può vincere il gadget del cappello. Ehi! È un cappello che ha la particolarità che io do in omaggio alle stories che veramente più belle, che le persone proprio con il quale vogliono dedicarle, proprio per dare un senso di unione tra noi persone, tra noi italiani. E inoltre poi ovviamente io sono un po' anche per il style, ho detto ma se uno piace rosa, ma se uno piace bianco, oro, a questo punto non ci sta litigio, perché ho detto facciamolo i tre colori. Quindi così uno dice posso dirtelo in oro, te lo posso dire in bianco, te lo posso dire in rosa. Quindi hashtag domani. Che
Che cos'è? Ce ne vuoi parlare? Questa è la mia più grande soddisfazione. Questa veramente è, ho voluto farlo fare a Los Angeles per me stessa, per dire: Chiara, sei andata e non conoscevi nessuno. Quante ne è passate, quante volte hai detto basta, mollo, non ce la faccio, quante volte hai detto dai, sono un leone, e poi mi svegliavo, no, non ce la faccio, e poi dai, yes. Alla fine siamo arrivati qua, che oggi sono uscita con il mio primo album, firmato da un produttore che stimo molto, Max Calò, con un team incredibile, Arie Production, il mio primo album pop opera, quello che sono io, finalmente posso mostrarlo al mondo.